Rieccoci ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Nico in Game. Sono troppo tentato a rubare ste cose, però ci vedono e qui se rubiamo qualcosa si incazzano tutti come delle bestie e ci fanno saltare la testa per aria. Comunque abbiamo salvato Nick Valentine e dobbiamo incontrarlo al suo ufficio, però quest'oggi vorrei iniziare, ragazzi, indaga presso il museo della stregoneria. Ok, beh, ogni tanto ci sblocca qualche missione, infatti ne abbiamo già due nuove in realtà. Stavo guardando prima su varie, c'è anche esplora la combat zone, poi vedremo, ragazzi. Dobbiamo raggiungere la fattoria, dobbiamo seguire anche la strada per la libertà. Vorrei iniziare quest'oggi, come stavo dicendo, andando a parlare con Piper, ragazzi. Quindi andiamo qua. Dovrebbe essere qua, ragazzi. Nick potrà aspettare. Facciamo un po' e un po', Lieta che tu sia qui. Tutto bene, Blue? Sì. Sì, tutto bene. Ascolta, sarò esplicita. Sei un abitante del Vault. Quella tuta tende a tradirti. Facciamo un patto. Voglio un'intervista. La storia della tua vita su carta. Diamond City ha bisogno di un punto di vista esterno al Commonwealth. Concedimela e... Sai che ti dico? Verrò con te. Ti guarderò le spalle mentre ti abitui al mondo di superficie. Accetto. D'accordo, Piper. Ci sto. Bene. Mettiamoci al lavoro. Allora, so che vieni da un Vault. Come descriveresti la tua vita al suo interno? Eravamo ibernati. Io e la mia famiglia siamo stati congelati. Non ho trascorso molto tempo nel Vault. Aspetta, vi hanno rinchiusi in un frigo? Sì. Tutto il tempo. Mi stai dicendo che siete nati prima della guerra? Esatto. Sì. Ho più di 200 anni. Oh mio Dio. La donna fuori dal tempo. Allora, hai visto il Commonwealth, Diamond City. Come sono rispetto alla tua vecchia vita? Mi divertivo a distruggere cose. Con tutte le cose che ho fatto saltare in aria, non ho avuto tempo di pensarci. Vuoi proprio rendermi il lavoro difficile, eh? D'accordo. Se vuoi questa citazione, ci sto. Ora, so che stai cercando tuo figlio, Sean. Sospetti che l'istituto sia coinvolto nel suo rapimento? Sì, io direi di sì. Sembra un'ipotesi plausibile. Neanche no, è più che plausibile. Da loro. E la gente si chiede perché non posso voltare lo sguardo. Per la parte finale della nostra intervista, vorrei fare qualcosa di diverso. Voglio che tu ti rivolga direttamente a Diamond City. La piaga dei rapimenti viene spesso ignorata nel Commonwealth. La gente preferisce fingere che non esista. Che cosa diresti a qualcuno che ha perso una persona cara e che è troppo spaventato o troppo insensibile per andare a cercarla? Non perdere le speranze? Non importa quanto vogliate arrendervi. Non fatelo. Avete ancora speranze. Speranze di rivederli, o almeno di scoprire la verità. Un finale molto intenso, Blue. Grazie. È tutto. Ci vorrà un po' per risistemare il pezzo, ma credo che la tua storia farà parlare parecchio a Diamond City. Ad ogni modo, ho accettato di venire con te, no? Di guardarti le spalle. Quando vuoi, devi solo chiedere. Non vedo l'ora di scoprire dove ci porterà questa storia. Ok, Piper è disponibile. Cane. Ehi. Aspetta lì. Forza. Com'è? Come ti va, bello? Congeda. Torna a casa. Lo mandiamo a Sanctuary, ragazzi, vai. Sì. Buon viaggio, Dog. Mi raccomando, ci vediamo presto, non preoccuparti. Piper, vieni con me. Vuoi venire? Certo, andiamo. Sì, andiamo. Molto bene. Ok. Nat, non hai niente di meglio da fare?
Scusa, oh, che antipatica. Quindi ora che siamo compagni, Tanti reporter pensano che rischiare la vita sia solo un posso pigliare lapsus. qualcosa? Non è Ma da questo punto di niente qua. vista, io sono una star. Di utile, di interessante, qua sopra. Missile. Ho un po' di steampack, acqua purificata. Scatola di forcine, ok. Le altre cose non le piglio, ragazzi, perché ci appesantiamo troppo. Poi saremmo costretti, sto ancora resistendo ragazzi, ma saremmo costretti prima o poi a dare qualcosa anche al nostro compagno. Allora, Diamond City, vabbè, usciamo. È grande, caotica, piena di ufficiali corrotti e cittadini terrorizzati. Però mi sento a casa. Allora, certo, se vado a parlare con Nick Valentine, poi, Non voglio dirti come ragazzi, per scegliere tra forza di quei cose lo quattro, faccio finire ma con me. l'opera è una via Quindi, maestra. per il momento, lo lasciamo dove sta, Nick. Può aspettare, come già detto, e andiamo. Ci facciamo un giretto con Piper, ragazzi. In questo episodio magari ci facciamo qualche missioncina così. A Katsum. Quindi andiamo a indagare presso il museo della stregoneria. Esplora la combat zone. Facciamo queste, ragazzi. Così stiamo un po' insieme a Piper. Vediamo come si comporta, poi chiaramente cercherò anche di darle qualche altra arma. Dunque, vediamo un po' se... Quanta strada dobbiamo fare? È parecchia. Museo della stregoneria, mentre... La combat zone è questa. È qui vicino, quindi direi di andare prima qua. Oh, Wow, oh, un edificio bello alto. oh. Eh sì. Piper. Ehi. Marca. Non fare caso al disordine. Ti do... Lo vuoi l'anello? Te lo do l'anello. Ti do anche... Vabbè, ti do la mitragliatrice. Tieni. E poi... Questa pistola. La vuoi? Ok. A posto. Vabbè, questo edificio adesso non lo esploriamo, ragazzi, quindi andiamo direttamente a fare quello che dobbiamo fare. Dai, torna indietro! Mi stavo divertendo! Il braccio! Vedrai che andrà tutto bene! Il braccio! Fanculo. Aspetta, il fucile da cecchino, ne abbiamo munizioni, sì. No, non ha funzionato, forse perché siamo... meno Non matti. cominciare quello che non puoi finire. Aspetta. Ok.
Comunque una mira pessima, eh. Ce n'è un altro là sopra. Ce n'è un altro, ma ci mangiamo qualcosa. Beh, Piper, andiamo, lasciamoli stare a questi. Cosa? Dobbiamo trovare l'ingresso. Capolinea. Capolinea per te, è bello. Piper, dammi una mano. Cazzo. Dove scappi? Piper, dove stai? Spero che ne varrà la pena. Munizioni. Ma Piper, ti sei ripresa? Dai. La combat zone. Nel Commonwealth non c'è po- inizio a ricordare qualcosa, eh. Inizio vagamente a ricordare. Aspetta, io ne approfitto. Porca miseria. Vabbè che adesso forcina ne abbiamo in abbondanza, però. Fantastica. È l'indiscussa vincitrice. E tu chi saresti? Vieni qui dove possiamo vederti. Stanno parlando Sembra di me? Un po' timida. Mo arrivo. Forza, incoraggiamo un po' il nuovo arrivo. Aspetta, chi ti ha fatto? Fossi te, io mi metterei al riparo e in fretta. Ma che cazzo? Marta, sembra che qualcuno si sia perso. Oh, ma perché? Perché all'improvviso sono diventati tutti ostili. Scusate. Vabbè, dobbiamo farli fuori. Sì. Scusi, io... Vaffanculo. Merda. Cazzo, queste lanciano bombette. Come se non ci fosse un domani. Non male.
Cioè, seriamente, ragazzi, io non volevo... Piper, dai! La sto bastardo. Aspetta. Ti diverti, eh? Nessun problema. Ho tutto il tempo. Adesso spiegatemi dove minchia sta quello stronzo che ci sta sparando tutto il tempo. Perché io non lo vedo. Vabbè, nel frattempo facciamoci un giro qui. Oh, 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 oh. Ah no, è una scatola di sigari. Ah, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. Ma lo cecchiniamo. Bella. Fai le cose con stile. Considerando come ci hanno accolti all'ingresso, ragazzi, non c'era da stupirsi che... sarebbe andata a finire così. Munizioni. Cos'è stato? Oh, finalmente ti sei ripresa. Stavi schiacciando un pisolino, Piper. È rimasto qualcuno qua. Avranno finito. Perché noi non vogliamo guai. Non più di così, almeno. Parla con Tommy. Caca sotto. Fanculo. Sono troppo bello per morire in questo modo. Allora, finito di fare a pezzi questo posto? Aspetta. Allora, devo saccheggiare. Come fanno le persone civili? Oppure vogliamo distruggere ancora un po' l'arena? Vabbè, andiamo a parlarci perché altrimenti si incacchiano anche questi. Allora, avete finito di ammazzarvi fra voi? È tutto finito? Beh, poteva andare peggio. Non saprei. Da dove ero io è stato davvero un bello spettacolo. Ma che c'è? Sei fatta per caso? Ah, ma che domande faccio? Comunque ho vinto, no? La verità è che stai iniziando a perdere colpi. Onestamente non credo che la cosa debba preoccuparti ormai. A quanto pare siamo appena stati messi fuori dai giochi. Non so se dovrei abbracciarti oppure lasciare che il mio uccellino ti faccia fuori. Ti ho detto di smetterla di chiamarmi così. Cos'è questo posto? Dov'è questo posto? Non sei di queste parti, eh? Questa è la Combat Zone, la migliore arena del Commonwealth. Kate qui è l'attrazione principale. Oltre 100 incontri, nessuna sconfitta. Un tempo avevamo una clientela più rispettabile. Ma circa 2 anni fa è arrivata una banda di predoni e siamo diventati una sorta di luogo esclusivo. Almeno finché tu non hai fatto a pezzi tutta la nostra clientela lasciandoci senza lavoro. Sono loro che ci hanno attaccato. Ma vi ho salvati. Vi ho salvato la vita. Dovresti ringraziarmi. Ringraziarti? Per aver ucciso quelli che ci davano da mangiare. Oh, scusami se non corro ad abbracciarti. Non erano certo delle belle persone, ma facendoli divertire riuscivamo a mandare avanti la baracca. Fanculo. Ne arriveranno altri. Ora mi serve un attimo di pausa, poi sono pronta. Un attimo di pausa? Perché? Per farti ancora un po' della tua schifezza? No, no. Sai una cosa? Alla fine quello che è accaduto è una sorta di benedizione. Tu l'hai vista in azione. Che cosa ne pensi di Kate?
In realtà non l'ho minimamente cagata. Comunque, credo di aver visto di meglio. Ho visto di meglio. Ah, certo! Come no? Osi dire una cosa del genere davanti a lei ancora armata? Accidenti. Il fegato non ti manca, eh? Il mio problema è che all'improvviso mi ritrovo senza pubblico. E questo significa che non vedrò più nemmeno un tappo. E se tu non mi procuri dei tappi, uccellino, non sei più una risorsa utile. Sei un peso. Per me e per te stessa. Quindi, ecco cosa ho pensato. Che ne dici se ti cedo il suo contratto? Lei viene con te, ti guarda le spalle. Ascolta, mi faresti un favore mentre io cerco di rimettere in piedi questo posto. Allora, che ne dici? Io? Andarmene? Ma perché? Perché vuoi che lei venga con me? Ehi, Tommy! Perché vuoi liberarti di me? Ascolta, la verità è che con tutte le schifezze che ti fai, stai diventando imprudente. E non voglio essere io a dover commentare la tua sconfitta. Va bene? Per cui, fatemi questo favore, tutti e due. E lei cosa ne pensa? Mi piacerebbe sapere che ne pensa Kate. Non ho diritto di dire la mia? No, non è così che funzionano i contratti. E poi, vuoi davvero restare qui? Niente pubblico, niente tappi. Nessuno con cui parlare a parte il sottoscritto. Oh, Dio. Che incubo. Ecco, brava ragazza. Quindi lei è d'accordo? E tu che mi dici? Sono indifferente, ma vabbè. Certo. Un supporto è sempre utile. Accettiamo. Bene. Allora è deciso. Tieni, prendi. Questa è per l'ultimo combattimento. La tariffa dello sterminatore. Aspetta un secondo. Ah, mi ha dato anche 97 tappi. Tu cosa farai qui, senza di me? Oh, non ti preoccupare. Rimetterò in sesto questo posto. Magari con una clientela meno assetata di sangue. Ora forza, levatevi di torno. Non sei più la benvenuta qui, uccellino. Sei davvero un figlio di puttana, Tommy, lo sai? Non c'è bisogno che tu me lo dica. Beh, che dire. Quando vuoi partire, fammi sapere. Guarda, fai quello che vuoi, non mi interessa. Andiamo... Piper. Allora... Ma quindi, scusate... Ah, fatta? Cioè, finita così? Ok, vabbè. Gamba a destra da predone. Vediamo se c'è qualcos'altro da raccattare qua in giro, magari. Un po' di mele. Sugar bombs. L'acqua sporca la lasciamo, tanto. Non ce ne facciamo niente, ragazzi. A questo punto direi di recarci al museo della stregoneria, ragazzi. Ma qua possiamo creare bevande, vediamo, no. Cibo. Vai. Zuppe... No, non possiamo, vabbè. Sì, a posto. Lasciamo così. Sì, andiamo al museo. C'è un po' di strada da fare, però noi ci... Qua? Bene. Ok. Vai, apri. Vediamo che c'è. Ah, ma sono di prigioni... Scusate, siete liberi, potete andare. Non avevo i tappi, così mi hanno buttato qui dentro. Fila via. Ah, però c'è una cassaforte qua. Merda. Bene. E allora, cartucce, munizioni,
Ok. Oh no, di nuovo qui, no. Avremmo ripulito questa zona, eh. Una cosa che ricordo di Fallout 4, ragazzi, è che mi faceva veramente imbestialire che quando ripulivi una zona, poi dopo un po' di tempo i nemici ritornavano. Adesso, per curiosità, ci sono di nuovo qui. L'avevano sistemata questa cosa? Sembra che non ci sia nessuno. Ok, meno male. Sì, mi sono trasferito qui. Che non sapevo nemmeno che fosse questa stazione. Questa antenna. Per raggiungere più velocemente il museo. Però sto andando dalla parte opposta. Il museo si trova in questa direzione. Sì. Andiamo. Di munizioni. Non siamo messi benissimo, ma ci arrangiamo, ragazzi. Guarda, ti ho ignorato, ma se vieni a cagarmi il cazzo... guarda quest'altro. Non è che c'è qualche bomba qua? Sa che ne ho vista una. Ah, si mette male. Aspetta. Oh. Aiuto! Non ci credo, ragazzi, ci siamo bloccati in mezzo tra la macchina e le gomme. Non tenere, il braccio è ancora. Porca di quella puttana. Cioè? Ma chi ha così tanto tempo da dedicare alle pulizie? Dove è andato? Sì? Salve! Buongiorno! Non sono entrato qui, ragazzi, ma adesso... Appunti dalla saletta per la... Sembra che queste persone non ce l'abbiano fatta. Fermi! Cosa ho visto? Cosa ho visto? Meno male che sono entrato. Buongiorno. Bene. Le armi a energia infliggono permanentemente 5 danni in più. Vai. Salve. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Salve. Posso, non è che vi incazzate all'improvviso e... cominciate a spararmi? Sì?
Salve! Perché dovrei... Beh, potremmo anche farlo così. Sprechiamo forcine. Sì. È tutta esperienza, tutta esperienza. A Piper è piaciuto, grande. Hai visto? Quanto sono bravo? Beh, comunque, ragazzi, torniamo da quei granchioni e asfaltiamoli. Oh, dai, Piper. Munizioni. Carne di mosca. Sto perdendo un fracco di tempo contro sti cazzo di... di granchi. Merda. Bilancia. Anche no. Piper, che facciamo? Porca puttana. Andiamo via, va. Andiamo via, perché altrimenti qui ci rimaniamo 2 ore e mezza solo per... Non posso... Mi butto. Piper già mi seguirà. Ok. Mister Andy, dove? E Mister Andy sono incazzosi, eh. Se abbiamo un nuovo livello, poi lo facciamo. Adesso cerchiamo di raggiungere la nostra destinazione, che sta diventando più complicata del previsto, ma semplicemente per il fatto che ho perso una marea di tempo contro quei granchi. Siamo anche abbastanza radiati, quindi dobbiamo darci una sistemata. Piper mi sa che si è persa. Spero che mi raggiunga. Ah, eccola, eccola, sta arrivando, sta arrivando. Ah, c'è gente che sta sparando qui. Mer, no, no. Le zanzare no. Tanto andava buttato. La progenie del male. Ascolta l'onasso del soldato Art. Allora.
lì ha messo in funzione il registratore. Esplora il museo. Questo è il lavoro che avevi in mente quando ti sei arruolato nei Gunner. Portare della roba da Lynn Woods per conto di un maggiordomo robotico. Com'è che si chiamava? Wellington? Wellingham? Non adesso, soldato. Dov'è Connors? Non è alla sua postazione. Mi dispiace, ma il tenente ha voluto controllare alcune tracce che ha trovato. Il soldato Martin... Tracce? Che tipo di... E quello che cazzo è? Oddio! Connors! Dov'è il resto del suo corpo? Merda! Oh merda! Sergente lì, prendi la cassa! Non perdere di vista quel coso! Tutti dentro al museo! Presto! Maggiore! Maggiore, che sta succedendo? Facciamo così, ragazzi. Allora, l'ingresso del museo è questo? Chi c'è? No, super mutanti. Ma porca di quella... Allora, un attimo, vai. Sì, l'ingresso del museo è questo. Entriamo, entriamo. Lasciamo stare questi super mutanti. Allora sì, c'è una bestia molto pericolosa qui. Inizio a ricordare, l'avevo fatta questa missione. Bene. Dobbiamo stare molto attenti. Sono cagato sotto, Piper, non apparire così all'improvviso perché potrei spararti. Questo posto mi dà i brividi. Pure a me. Ma ormai ci siamo. Non ci tiriamo indietro, Piper. Sì. Con questa bestia mi sa che ci dobbiamo andare molto 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 pesanti. Lancia missili che magari potremmo anche dare a lei. Piper, dove stai? Non è che sono pesanti, devo dare un lancio a missili. Piper. Ehi, basta saperlo. Cerchi qualcosa in particolare? Sì, magari. Allora, no, veramente devo dare io qualcosa. Tiè. Non so se ora non ricordo se dobbiamo anche darle le munizioni, ma per il momento vediamo se gli occhiali li pigliamo. Per il momento gli do solo il lancio a missili. Eccolo. Merda, minchia, mi ha già...
buttato a terra Piper. E andiamo subito di lancio a missili, ragazzi, mi sa. Tanto munizioni ne abbiamo. No! Sì, però pigliamolo, dai. Guardate questo come ci piglia. Madonna, mi sono fatto saltare in aria da solo. No, è sparito. Piano piano, ragazzi, piano piano lo facciamo fuori. Un colpo. Via. Ci dà una manata, questo è... ci fa pezzi. Dai che ci siamo. Dai, olè. Adesso è roba nostra. Mazza Piper, quanto mi ha aiutato, Ci siamo. I colpi critici con attacchi a mani nude e in mischia infliggono permanentemente 5 danni in più. Ascolta l'oro nastro del sergente lì, ok. Un nido pieno di uova di Deathclaw. Una dozzina, forse di più. Tutte rotte. A parte questo, non mi stupisce che non volessero svelarci il contenuto della cassa. Se l'avessi saputo, avrei detto ai capi, a quell'ammasso di bulloni di Wellingham, di ficcarsi su per il culo tutti quei tappi. Adesso sappiamo perché il Deathclaw non ci ha mollati un attimo da Linwoods. Abbiamo rapito i suoi figli. Porca puttana. Forse, e dico forse, sarebbe bastato restituire le uova. Ehi, ciao, mammina. Stai cercando questo?
Ok ragazzi, possiamo consegnare l'uovo oppure riportarlo al nido. Che facciamo? Io non ricordo che avevo fatto in realtà la prima volta, però quasi quasi lo portiamo al nido. Credo di averlo consegnato la prima volta, però potremmo portarlo al nido. Adesso usciamo da qui. Tanto non credo ci sia altro qua. Aspetta. Ok, ci sono ancora i supermutanti? Vediamo dove dobbiamo andare. Qua? Mazza. È piuttosto lontano, ragazzi. Rischiamo di beccare... parecchia gente cattiva. Però dai, ci andiamo. Ho deciso, riportiamo l'uovo al nido. Spero di non pentirmene, perché la prima volta credo di averlo consegnato. Sta facendo anche una certa, Compro e vendo. Salve. Fammi vedere tutto quello che hai e magari facciamo un affare. Ok, commerciamo. Darò un'occhiata. Guarda un po' di... aspetta, prendo un po' di munizioni. Occhiali da sole, steampack, lo prendiamo... mentre io ti vendo anche i cocomeri. Cristallo. Sigaro acceso. Non so perché ce l'ho. Forse l'ho preso per sbaglio. La zucca. Accettiamo così? Sì. Ok. Acqua purificata, acqua purificata. Zitti che non ci ho visto. Arrivederci, grazie, è stato un piacere fare affare con lei. Andiamo, va. Merda, ho sbagliato. Ho visto già qualcuno, zitti, zitti. Ma veramente, ma levati. Blu, ti vedo. Neanche un grazie. Buffet gratuito. Siamo al massimo. Li ho visti e non sembrano amichevoli. Ma va. Meriti la morte. Oh, occhio, occhio, occhio. Sarà il tuo ultimo errore. Mm.
Questo è tosto, eh. Se lo pigliamo in testa. Speriamo che ci sia una testa. Spero che tu sia a posto con la coscienza. Blu, abbiamo compagnia. Ha incontrato le persone sbagliate. Ah, merda. Ma in quanti stanno? Vorrei provare a mangiare uno... uno di questi, ragazzi. Tutto qui? Ah, si mette male! Ah! Oh, Piper, resisti. Ah, liscio. Ok. Sono finiti? Mangiamoci un altro ramen. Anche due. Munizioni. Ma dove minchia lo devo mettere sto uovo? C'è gente anche là. Si può? Magari ci facciamo una dormita? La serratura è resistente. Però noi possiamo livellare, ragazzi. Serratura. Questo è borseggio. Requisiti insufficienti. Quanti ne vuole? Due. Ah no, richiede livello 18. Allora niente. Che è successo qua? Perché sono morti questi? Scoprite dov'è e sistemate la cosa. Cazzo, mi serve un fuoco di copertura. Ah, c'è gente. Mi servono rinforzi. Copritemi. Aia.
Va messo qui, ragazzi, l'uovo. Andiamo con molta calma perché io mi fido veramente poco. Credo che tutti meritino una possibilità di vivere. Ok, zitti. A Piper è piaciuto. Perfetto, abbiamo raggiunto il livello 17. Ottimo. Possiamo anche andare. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Quindi, ora. Va l'agenzia di Valentine. La sala per la libertà. Raggiungere la fattoria. Vabbè, questo della fattoria lo facciamo un'altra volta, ragazzi. Torniamo abbastanza velocemente a Diamond City e poi ci salutiamo. Recupera l'ultima uscita del public. Che cavolo è mo questo? Non lo so, poi lo vedremo, ragazzi. Anche perché ora voglio... Oh, ecco Doc. Un paziente. Una nuova cartella medica da aprire. Hai effettivamente bisogno di cure o ti serve solo il nostro servizio di ricostruzione facciale? Allora, curami con mercia. In effetti mi servono scorte per il viaggio. D'accordo, ma vacci piano con quella roba. Vende anche munizioni. Steampack 909, li prendo tutti. Gli steampack sì, li prendo tutti. Poi basta. Per il momento va bene così. Però ci sono altri steampack qua che sono sempre tentato. Ehi, eri sul giornale, vero? A recuperare. Sì. 200 anni. Li porti bene, eh? Ehi. Dammi un minuto. Tutto il tempo che vuoi, Piper. Tanto a breve ti lascerò in pace, perché dovrò portare con noi Nick Valentine. La prossima volta parleremo con Nick e vediamo il da farsi. Voi come sempre fatemi sapere la vostra, lasciate like, condividete, iscrivetevi al canale, sempre se vi fa piacere. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.